festa scudetto rimandata per il Montesilvano, che perde al Palarigopiano gara 2 delle finali scudetto contro il Falconara. Vincono 1-3 le marchigiane e riportano la serie a casa domenica 20 giugno. Si giocherà a Falconara l'ultima e decisiva partita per assegnare lo scudetto di Serie A femminile 2020-2021. La squadra marchigiana è passata in vantaggio nel primo tempo con un bellissimo gol di Dalmazzo, una giocata strepitosa, prima salta due avversari e poi spara il pallone nell'incrocio. Anna Sestari può solo toccare con un piede. Il primo tempo si chiude con il tiro libero parato dal portiere del Montesilvano, che evita così di far prendere il largo al Falconara. Dopo l'intervallo rientrano cariche le squadre di Gonzalo Sant'Angelo, che trovano dopo pochi secondi il gol del pareggio con un calcio di punizione magistrale di Aida Sciascio, palla sotto l'incrocio dei pali, 1-1, si ricomincia tutto da capo, però il Falconara trova dopo 2 minuti e 20 secondi il nuovo vantaggio, sempre con una scatenata dal Mazz che sottoporta non ha pietà del portiere del Montesilvano. Poi la squadra marchigiana prende il largo, si avvicina al terzo gol e lo trova dopo 10 minuti e 20, ancora con Dalmaz che fa tripletta, decide la partita. Nel finale portiere di movimento per la squadra di Gonzalo Sant'Angelo, diverse occasioni per accorciare, la più clamorosa sicuramente con Lusileia sola sul secondo palo da due passi, spara alto. Non è serata per il Montesilvano, il Falconara vince 3-1. Si va a gara 3, l'ultima partita decisiva, domenica 20 si deciderà lo scudetto. Il Falconara ha qualcosa in più a livello individuale in questo momento, ma il collettivo abruzzese può ancora dire la sua. Domenica 20 a Falconara si gioca per lo scudetto femminile. Mister Gonzalo Sant'Angelo, non è arrivata la vittoria che poteva chiudere la stagione con la festa scudetto del Montesilvano, si va a gara 3. Che cosa è mancato questa sera rispetto alla vittoria dell'andata a Falconara? Diciamo che abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato alla pari, una squadra molto molto forte. Sono stati episodi, diciamo, che secondo me ci hanno, diciamo, hanno dato la vittoria a loro, no? Hanno approfittato qualche sbaglio nostro, noi invece quegli sbagli loro che ci hanno concesso non siamo riusciti a fare gol. E qua è stata differente, perché poi è stata una bellissima partita. E a tratti noi, a tratti loro hanno giocato, quindi così, una finale. Anna Carolina Sestari, la sfida con il Falconara continua, si va a gara 3, questo cosa significa, quanto manca per poter arrivare a questo scudetto? Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicatissima, sono due grandissime squadre, sapevamo che sarebbe stato difficile, quindi ce l'aspettavamo. Oggi è andata bene a loro, settimana scorsa è andata bene a noi. Noi abbiamo un tabù che non vinciamo mai un titolo in casa, quindi ce l'andiamo a prendere a Falconara. Adesso qual è, secondo te, insomma, la difficoltà maggiore di ritornare a giocare a Falconara? È una grandissima squadra, quindi tra l'altro saremo stanche tutte e due, vinceranno i dettagli. Come è successo oggi, se facevamo il gol del palo di Bruna sul 1 pari, poteva andare diversamente. Purtroppo non è andata bene a loro, ora resettiamo tutto e pensiamo a domenica.